Una notte bianca che bianca non è, perché le strade illuminate di sorrisi di giovani e famiglie la rendono più colorata che mai. E la notte bianca targata Frosinone 2013. Sono le 8:20 e già è pieno, quindi siamo contenti. Adesso abbiamo gli artisti di strada, abbiamo spettacoli teatrali, abbiamo una zona con musica rock, un'altra zona con musica latinoamericana e un'altra zona con musica, diciamo, da discoteca, dai. Mille sfaccettature di una notte diversa, dove chiunque può aver trovato la sua dimensione. Una notte fatta di piacevoli contrasti, dove la moda ha esaltato la bellezza. È stata una serata bellissima, tantissima gente, e Frosinone ha risposto alla grande, proprio per dimostrare che quando ci sono cose belle, c'è. E dove la bellezza ha esaltato lo sport. Signore e signori, vi presento la Serie A di Frosinone. Un bel applauso per l'IHF Volley! Un'esperienza da ripetere, sicuramente migliorare, perché tutto è perfettibile. Noi abbiamo voluto dare un sostegno a questa manifestazione, all'associazione, perché davvero questo è un evento bello che a Frosinone, alla nostra città, serve, perché comunque movimenta una serata particolare fatta di arte, musica, di divertimento. Sapersi divertire con misura, perché appunto il divertimento non deve poi superare mai il limite. E la gente che voto dà a questa notte bianca? Tutto sommato mi è sembrato un buon evento, insomma. Comunque organizzata bene, più carina degli anni passati, insomma. Penso che sia organizzata bene. Sì, molto bella, anche per fare shopping, per incontrarsi con degli amici, simpatici. È una bella notte bianca per Frosinone, un grande appuntamento che ogni anno ci fa venire numerosi. Una bella notte bianca, si ci diverte, si vede tanta gente, a me piace la confusione. A lei, signora, che cosa è piaciuto di più? Sì, diciamo la sfilata delle spose, perché poi io sono un'appassionata di moda, di vestiti, insomma, quindi... E anche qui comunque è molto carino, insomma, questo mercatino.